One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Provate a mettere insieme nello stesso film Gene Hackman, Gwyneth Paltrow, Angelica Houston, Ben Stiller, Owen Wilson, Bill Murray e Danny Glover e otterrete un sicuro successo commerciale. Oppure potete utilizzare questi stessi attori diretti da Wes Anderson e otterrete un film cult, che in questo caso è andato bene anche al botteghino. Stiamo parlando di I Tenenbaum, una storia di una famiglia il cui racconto comincia negli anni 70. C'è un papà avvocato, Royal Tenenbaum, una mamma archeologa, Ethelyn, e tre giovani figli molto promettenti, ognuno con un talento specifico. Il maggiore, Chas, con una notevole predisposizione per la finanza. Il minore, Richie, brillante promessa del tennis, e la figlia adottiva, Margot, potenziale commediografa, che vince un premio Pulitzer in terza media. Come in ogni famiglia ci sono dei problemi, e i principali arrivano dal menage matrimoniale minato dalle continue infedeltà del marito, che è anche un padre anaffettivo e mostra un po' più di attaccamento soltanto verso il figlio tennista. A un certo punto i coniugi decidono di separarsi. So che stai morendo. E quanto ti resta? Un mese? Un anno? Ho 6 settimane per recuperare il rapporto con voi. Almeno vorrei che la famiglia mi volesse bene. Giustamente. Sapete chi sono io? Sono vostro nonno. Il suo nome è Royal Tenenbaum. Avevi detto che era morto. Ritroviamo i figli 22 anni dopo. Richie ha mollato da tempo il tennis in seguito a un esaurimento nervoso e viaggia senza una reale necessità su navi da crociera. Margot è sposata con il neurologo Regent St. Clair, ma è infelice e non di rado tradisce il marito. Chas è un vedovo con 2 figli quasi adolescenti. La moglie è rimasta vittima di un incidente aereo. Nessuno dei 3 figli promettenti è riuscito a realizzarsi e ognuno di loro vive un disagio che potrebbe sfociare nel dramma. La matriarca della famiglia riceve una proposta di matrimonio e alla notizia l'ex marito si inventa un cancro allo stomaco per riallacciare i rapporti con tutti i familiari. In un modo o nell'altro tutti si ritrovano e si stringono attorno al capostipite. L'occasione sarà propizia per rivedere alcuni lati oscuri di molti membri della famiglia, almeno fino a quando l'inganno perpetrato da Royal Tenenbaum viene scoperto. Accadono altre cose molto complicate, ma che hanno un'importanza relativa, perché il fine di questo film non poggia l'accento sulla narrazione degli eventi, quanto sulla descrizione dei caratteri dei protagonisti. Questi sono l'elemento utile al pubblico anche per un lavoro di introspezione, perché le loro nevrosi sono spesso le stesse che viviamo tutti noi. Per svolgere questa delicata missione, Wes Anderson è la persona giusta perché i suoi racconti eccentrici, a tinte forti, rappresentano la sua cifra stilistica e il modo più consono per mostrarci la sua visione del mondo. Infatti, questo film dal budget molto basso è diventato un successo al botteghino in patria come all'estero, diventando il primo successo commerciale del regista. La sceneggiatura è stata premiata con un Oscar, mentre Gene Hackman ha portato a casa un Golden Globe per la sua interpretazione. Anche la colonna sonora ha un'importanza centrale ai fini del racconto, poiché racchiude molti classici del rock anni 70 e si sposa perfettamente con l'estetica e il look dei personaggi, rimasto fermo a quel decennio. I Tenenbaum è disponibile su Disney Plus. Fazzoletti 1 su 5. Popcorn 3 su 5. Lo consiglio perché è una vera e propria tragicommedia. Buona visione!